però non fare parola al vento. Dovremmo intanto votare un documento, perché da oggi in poi a Severno non ci sarà più ospitalità per attività chimiche, da oggi in poi. Perché inutile se facciamo un processo al passato per mettere alla prova chi? Per andare a vendersi la casa di chi? Poi su quello che c'è, e allora dobbiamo, se siete d'accordo, facciamo venire qua il direttore generale dell'assessorato all'ambiente e ci incontriamo i capigruppi, i responsabili delle varie associazioni e definiamo quelli che sono i controlli che devono essere fatti su sta benedetta sigla per vedere dove si esce o non si esce. Perché guardate, c'è anche un problema di cultura della continuità. Questi sono venuti qua e non sono stati cacciati, perché in quel momento si poteva dire andate a, non so, verso Agnana, o andate in Grecia, o andate da quest'altra parte. Questi hanno speso dei soldi qua adesso. Loro devono stare nella legalità, non devono compromettere quelli che sono i programmi. Il nostro programma, sapete, che per sederne è turismo, e senza ambiente turismo non c'è. Ci stiamo sforzando per andare su queste, non abbiamo altre alternative che poco che possiamo recuperare con il retroterra per le campagne. Non abbiamo altra prospettiva e dobbiamo farci per questo. La questione PP è la questione che va a carico nostro, con la regione si chiuderà. Quest'altra, se riusciamo a gestirla nella legalità sostanzialmente, perché io devo ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti, perché non mi pare che l'osservazione di Damocle sia il sindaco vuole la chiude, e non è una cosa facile, perché ho visto tante cose, non è una questione di volontà. Io non l'avrei autorizzata se fosse stata all'epoca. Magari ancora non c'erano le conoscenze di oggi, ma oggi il quadro è molto più chiaro, è chiaro che, però il documento all'unanimità che da oggi in poi impianti di questo tipo, ospitalità a Severo, non c'è. Perché è importante il documento? Ma non solo per Severo, perché Locri lo farà pure, Gioiosa lo farà pure, allora si comincia a capire che la Locri è una terra dove non si può andare e a fare i porci comodi loro. Questo è tutto il discorso. Se siete d'accordo, facciamo questo qua, che è il passo più importante. Per quanto riguarda il resto, io farei un passaggio tecnico con il direttore generale ambiente, con tutti i capigruppi e con tutti i responsabili delle varie associazioni. Ci incontriamo qua, fisserò io l'appuntamento e vediamo nei particolari, perché l'osservazione che poco fa mi faceva Rita giustamente sulle trecce miniere, ma mi pare che il discorso di Franco Martino è stato chiaro. Il problema è che poi nell'aria sono fumi diversi, si incontrano. E qual è la reazione che viene fuori? Cioè, se c'è quell'altra richiesta di quell'altro apparecchio, che mi pare che ha un senso, che la scritta non è uno sciocco sostanzialmente, quindi c'è una motivazione, te l'ha spiegato Martino pure, dei processi che possono succedere. Con l'altra questione, Anna, del lavaggio del coso, del lavaggio là del piazzale. Ma scusa, la maggior parte non è che toglie la polvere, perché là si vede tutto quello che cade, sostanzialmente dall'aria si deposita e poi con l'acqua se ne va. Quando tu analizzi l'acqua ti accorgi se ci sono sostanze che non debbono esserci o meno. Quindi ci sono tutte queste cose che noi sarebbe bene incontrarci con il direttore generale, perché ancora là non è stata rilasciata. E lì per essere rilasciata, però ancora si può discutere, e su questa cosa, quando c'è qualcosa che controlegge anche con l'aria rilasciata, può immediatamente rientrare. Però è bene metterci d'accordo su quelli che sono i parametri che devono essere controllati e su chi deve fare i controlli, perché noi abbiamo pure un'altra realtà qua vicino che, per non fare nome, è l'impianto, il termovalorizzatore di Gioia Tauro, dove sostanzialmente l'analisi se la fa che lo gestisce. Quindi queste barzellette le dobbiamo tenere lontane da qua, quindi dobbiamo guardare tutte per vedere chi deve prelevare i campioni e qual è il laboratorio che deve fare l'analisi per essere accusato. Grazie.